a chi durante l'anno in corso ha portato il maggior beneficio all'umanità. ...1901, Frédéric Passy, per essere stato il principale organizzatore del primo congresso universale per la pace. Fu avvocato ed economista francese. 1926, Aristide Briand, per il suo lavoro nella stesura del Trattato di Locarno. Fu avvocato e 11 volte primo ministro della Francia. 1977, Amnesty International, per aver protetto i diritti umani dei prigionieri di coscienza. L'organizzazione venne fondata nel 1961 dall'avvocato inglese Peter Berenson. 1993, Nelson Mandela, per il suo lavoro in favore di una conclusione pacifica dell'apartheid e per aver gettato le basi della democrazia in Sudafrica. 2003, Shirin Ebadi, per i suoi sforzi in favore della democrazia e dei diritti delle donne e dei bambini. Avvocata iraniana, è la prima donna musulmana a vincere il Nobel. 2011, Lima Bowie, per i suoi sforzi in favore della difesa delle donne e per il loro diritto alla piena partecipazione nel processo di pace. È un'avvocata liberiana. Good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011. Je pense que aussi c'est un message au reste du monde, à tous les pays, à tous les peuples qui aspirent à la démocratie et à la paix. Si pour toutes les parties prenantes dans certains conflits politiques, pour leur dire que tout peut se régler avec le dialogue, tout peut se régler dans un climat de paix.